Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in un nuovo video. Incomincio subito con una novità: ho aperto un nuovo profilo Instagram perché quello vecchio purtroppo non è più disponibile. Quindi, per chi mi seguiva già nel vecchio profilo o ha piacere di seguirmi anche su Instagram, vi lascio il nuovo profilo qui e anche giù nell'info box. Nel nuovo profilo Instagram stiamo insieme tutti i giorni, quindi quando non mi vedete qui mi trovate di sicuro lì. Ad ogni modo, nel video di oggi un nuovo progettino fai da te. È agosto ed è tempo di vacanze, e che cosa si fa in vacanza? Penso che valga un po' per tutti che le vacanze sono dedicate ai viaggi, al relax e alla lettura. Quindi ho voluto unire queste tre cose nel progettino che ho intenzione di fare oggi, e voglio quindi realizzare un segnalibro dedicato a Parigi. Parigi io non ci sono mai stata, però come città mi attira davvero moltissimo, e quindi ho pensato di dedicare questo segnalibro a questa città qua. La resina è uno di quei materiali che ho iniziato ad usare quest'anno, mi sta piacendo molto, e quindi anche oggi voglio provare a riutilizzarla. Il primo video in cui l'ho utilizzata la trovate sul pallino informazioni, non mi ricordo da che parte è, e oggi sarà, diciamo, il mio secondo tentativo. Anche questa volta ovviamente vado ad utilizzare materiali del sito Craspire, vi lascio il link qui. Di preciso vado ad utilizzare la resina, che è la stessa che ho utilizzato nell'ultimo video, e tutti gli strumentini utili per poterla utilizzare in sicurezza. Poi non so ancora di preciso, ma vado ad utilizzare anche delle decorazioni, anche se non so di preciso quale, e forse potrei aggiungere anche degli stickers. Ad ogni modo, trovate tutto giù nel sito. Vi ricordo anche che se dovete prendere qualcosa, io vi posso lasciare il mio codice sconto, lo trovate sia qui che giù nell'info box. Come vi dico sempre, non ci guadagno nulla, a me vengono soltanto offerti i prodotti che utilizzo nel video e basta, mentre voi però potete risparmiare qualcosina, e a me rende davvero molto molto felice. Il sito di Craspire è un sito che conoscete già, ma per chi non lo conoscesse è un sito che vende alcuni materiali per il fai da te, e più che altro specializzato per gli stampi in cera lacca e la cera lacca, stampi in silicone per la creazione di candele, ma anche per la creazione di oggetti in resina di tutte le dimensioni, scrapbooking, quindi carta, pennarelli, decorazioni varie, stencil e nastrini, washi tape, fiocchetti, cose di questo genere. Quindi niente, direi di cominciare. Dunque, questa resina è la stessa resina che ho utilizzato l'altra volta. Quello che mi ricordo è che va utilizzata in parti uguali, quindi verso prima il liquido A e poi il liquido B, che dovrebbe essere l'indurente, e mescolo. Questa resina è molto molto semplice da utilizzare e tra l'altro non ha odore, quindi non servono particolari attenzioni per utilizzarla. Allora, comincio con un lieve strato da utilizzare come base. Mi aiuto con lo stecchino di legno per livellare la resina dentro lo stampo. Io avevo già pulito lo stampo con dell'alcol, Poi adesso voglio utilizzare come base del mio segnalibro questo pezzo di pizzo che ho ritagliato da una vecchia maglietta che non utilizzo più da anni. Io ho già tagliato la misura in modo da risparmiare un po' i tempi di registrazione. Lo vado a immergere completamente. Invece, dato che io non sono molto pratica, qualcuno di voi sa come si lavano gli strumenti una volta che si sono sporcati di cera? Se qualcuno utilizza questo materiale e può darmi questa risposta, ve ne sarei grata, perché io comunque sto ancora imparando. Ok, poi ho trovato in un piccolo negozietto queste decorazioni metalliche, e questa ha la Tour Eiffel, quindi è adattissima per il segnalibro che voglio fare oggi, e pensavo di metterlo leggermente in obliquo. E dato che la parte superiore ha il forellino, perché probabilmente il suo utilizzo non è questo, ho pensato di coprire il forellino con un brillantino
Eccolo qua. Ho trovato tra le mie vecchie cose anche questo fiocchettino di perline, molto molto carino, e anche questa decorazione a forma di cuoricino rosa. Non volevo fare tante altre cose, volevo utilizzare anche uno di questi stickers perché nello scorso video non l'ho utilizzato e volevo vedere però come risultavano all'interno della resina. Penso che Enjoy This Sweet Moment sia lo sticker giusto da utilizzare. Poi possiamo aggiungerlo qui, tra il cuoricino e il fiocchetto. Bene, direi di completare con qualche brillantino. Quindi pensavo di utilizzare qualche brillantino per dare qualche punto luce, tipo attorno alla Tour Eiffel. Un pochino qua. E anche qui. E adesso l'ultima cosa che vado a fare è riempire completamente lo stampo di resina. Non mi resta che attendere fino a domani. Dunque, sono passate 24 ore ed è arrivato il momento finalmente di rimuoverlo dallo stampo, di vedere qual è il risultato finale e di completarlo. E come sempre si rimuovono davvero molto molto facilmente dallo stampo. Wow, wow, è bellissimo. Termino andando ad aggiungere la nappina. Alla fine ho scelto questa qua rosa. E voilà. Mi piace davvero davvero tanto. E niente, il progettino è finito, secondo me è venuto veramente molto molto carino. Il mio nuovo progettino con la resina è finito, devo dire che mi sono divertita anche questa volta ad usarla e anche questa volta è stato semplicissimo utilizzarla. Questa resina è davvero adatta a tutti perché ha un utilizzo veramente molto semplice, non ho trovato neanche questa volta delle difficoltà. Se voi utilizzate già la resina, fatemi sapere, datemi dei consigli per poterla utilizzare al meglio e soprattutto per pulire gli strumenti, che per questo ancora non sono molto pratica e non sono bravissima, insomma. E fatemi sapere secondo voi come è venuto il risultato finale. A me piace molto, è molto romantico, molto carino e si ricorda un pochino Parigi. Vi ricordo di seguirmi sul mio nuovo profilo Instagram. Su Instagram ci sono presente praticamente tutti i giorni e vi mostro un po' quella che è la mia giornata, le mie varie routine e tutto quello che mi capita per la testa. Quindi vi aspetto in tanti, lo trovate come sempre giù nell'info box insieme al link del sito nella quale potete trovare tutti i materiali che ho utilizzato oggi e i link dei materiali che ho utilizzato oggi, oltre al codice sconto che mi hanno dato per voi. E niente, con questo è tutto. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. E noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!